Affrontiamo Varese, una squadra che sicuramente ha affrontato in maniera strepitosa il girone di ritorno, vincendo 10 partite su 12, che viene da una striscia di vittorie, di 6 vittorie consecutive, e che ha costruito sul campo, pur avendo cambiato qualcosa nel roster rispetto al girone d'andata, così sul campo si è costruita la possibilità di lottare per un posto nei playoff, rispetto a quello che diceva appunto l'inizio e la prima parte di questo campionato. Una squadra costruita che basa la sua forza principalmente sulla solidità difensiva, una squadra che ha un impianto difensivo di squadra importante, che gli permette appunto di poter fronteggiare gli avversari per poter recuperare diversi palloni e gestire anche diversi palloni in contropiede. È una squadra che fa anche del controllo dei rimbalzi la propria forza, una squadra infatti Varese che è seconda in classifica come rimbalzi totali. Il quintetto è formato da Larsson, Avramovic, Okoye, Vene e Kane. Questo quintetto è un quintetto molto particolare perché ha i quattro ruoli dal numero 1 al numero 4 sono tutti e quattro giocatori che possono segnare da 3 punti, quindi una squadra che può aprire il campo in maniera abbastanza efficace. E che ha in Okoye sicuramente la prima punta, un giocatore che viaggia con 15,3 punti di media a partita, un giocatore che può giocare sicuramente fronte a canestro, ma anche in avvicinamento, dato un giocatore dotato di taglia e fisicità. E sicuramente accanto a lui Avramovic è sicuramente un giocatore da contenere, soprattutto per la sua capacità di attaccare, di accelerare dal palleggio in maniera convinta. Vene, come detto, è un giocatore numero 4 tiratore, e Kane un giocatore da, diciamo, vicino a canestro, che riesce a sigillare il proprio uomo e prendere diciamo, dei vantaggi vicino a canestro, soprattutto giocando a due con il playmaker Larsson, un giocatore che è in grado appunto di creare, soprattutto dal pick and roll. Dalla panchina entrano una serie di giocatori che riescono a dare il proprio contributo in termini sia di energia che di qualità tecnica, come Tambone. Ma cambio del playmaker e delle guardie, giocatore proveniente dalle giovanili della Virtus Roma, un giocatore che è in grado appunto di poter anche lui segnare da 3 punti, ma allo stesso tempo di gestire, di riuscire a coinvolgere i compagni, e altri giocatori come Natali, che cambia 3 e 4, e i nuovi Giancarlo Ferrero, che è un giocatore che è un mancino tiratore, le cui qualità abbiamo potute ammirare anche nella prima parte della partita che noi siamo riusciti a vincere in casa. Come cambio del numero 5, invece, la new entry Delash da Capo d'Orlando, che sicuramente riesce a dare profondità ad un roster che sta onestamente riuscendo a dire la sua all'interno del campionato. Affrontiamo una sfida fuori casa difficile. Consapevoli del fatto che dobbiamo riprendere la marcia il prima possibile, dobbiamo chiudere il discorso salvezza il prima possibile, possibilmente passando per una nostra vittoria, quindi metteremo in campo tutte le energie possibili per poterlo fare già domenica prossima.